tanta gente imbacuccata ad assistere perché nonostante il sole il livello della colonnina di mercurio era tutt'altro che incoraggiante. E poi ecco i coraggiosi in costume tutt'al più nell'attesa con addosso un accappatoio. Sono stati loro i protagonisti del cimento invernale di Cannobio sabato scorso in Piazza Alago e sono arrivati anche dall'estero per questa esperienza da brivido. C'è chi ha pensato di proteggere almeno la testa con una cuffia, con un berretto di lana o con il sombrero. Ad assistere anche i cigni, ma loro ai tuffi fuori stagione sono temprati. Un po' meno i nostri cimentisti, a certe temperature non è proprio facile abituarsi, che non hanno nascosto qualche smorfia al contatto con l'acqua fredda e si sono fatti coraggio con urla liberatorie e di incitamento. Quindicesima edizione del cimento invernale a Cannobio, grazie a gli amici Bego e Andrea che sono i due organizzatori, gli amici del tuffo, grazie agli amici di Genova che sono qui insieme a noi come ogni anno, alla salute, grazie ai 31 partecipanti, un gran numero oggi, tanta gente, lo diciamo sempre che il lago si può vivere anche d'inverno, non solo d'estate, Cannobio sì, è il Lago Maggiore, dovete venire anche nel periodo invernale. È una tradizione ormai il gemellaggio di Cannobio con il cimento di Genova che è in programma il prossimo 4 marzo. La mattinata goliardica ha visto anche la partecipazione delle associazioni cittadine, IPEDU, la Croce Rossa, Maggiore Diving Sub, di tanti volontari e della Guardia di Finanza. Dopo il tuffo, quattro chiacchiere in allegria e un brindisi con cioccolata calda o vin brûlée.